questo fatto di comunicare con le giovani generazioni, con gli studenti, è una cosa che abbiamo avuto ben chiara fin dall'inizio, quando con Silvia Barbagallo e Giulia Ferracci, che è la curatrice della mostra del Maxi, abbiamo ideato questa mostra avendo ben presente che, insomma, gli studenti e in generale i giovani sarebbero stati una platea importante ad assisterla. E secondo me Cobane Calling è un libro molto importante, perché è un tentativo di raccontare un momento attuale, ma anche una fase storica poco conosciuta, con dei mezzi che dal punto di vista, appunto, pedagogico ma anche narrativo sono estremamente interessanti, perché sono accessibili a tutti. E c'è anche il fatto che è un autore abbastanza atipico, nel senso che è un giovane, anzi un ex giovane, che è partito da zero ed è diventato calcare, perché, diciamo, rimanendo molto onesto con quelle che sono le sue origini, e rappresenta anche un modello molto differente rispetto a quello che può essere un trentenne e passa di questi tempi. Questo anche per la sua derivazione, che non è solo quella dei centri sociali, ma anche il retroterra punk che lo contraddistingue. In questo caso un punk che è quello dello straight edge, che è fondato sulla, diciamo, sulla negazione di l'utilizzo di droghe, alcol, qualsiasi tipo di sostanza che possa indurre dipendenza dalla nicotina, al caffè, che appunto non rientra esattamente in quello che è il modello più riconosciuto del giovane di questi tempi. È chiaro che quando dico questa cosa non lo voglio fare in maniera bacchettona, nel senso che non è questo uno dei motivi per cui leggerlo e seguirlo, però sicuramente rappresenta un punto di vista particolarmente originale e molto diverso rispetto a quello che invece è comunemente propinato.